Questa mostra è la numero 503 delle mostre che sono iniziate nel gennaio del 1966 e con questa mostra festeggiamo anche il superamento delle 500 mostre, quindi che non è un traguardo da poco, naturalmente come ognuno può capire. Abbiamo anche scelto di festeggiare, diciamo, questo avvenimento con una mostra molto particolare perché è una mostra che viene dall'ascito dell'avvocato Giacomo Ross. Ora, l'avvocato Giacomo Ross, molti lo sanno, è stato una figura importantissima per Pordenone, è stato sindaco di Pordenone, eccetera, eccetera, ma a noi interessa anche di più perché è stato per 30 anni presidente della Casa dello Studente e quindi per 30 anni, diciamo, ha garantito il lavoro, ha garantito l'attività. Con la sua presenza sempre signorile, sempre, io dico felpata, però attenta sempre, e questo per noi è un ricordo grato, grato della persona, che diventa oggi ancora più grato davanti alle opere che lui ha donato alla Fondazione Concordia 7, che è appunto la fondazione che dal 2012 conserva le opere che nel corso di quasi 60 anni ormai sono state donate soprattutto dagli artisti, ma anche da collezionisti, come per esempio l'avvocato Ross, alla fondazione stessa e costruiscono un patrimonio ormai imponente di opere d'arte e quindi di cultura. In particolare questa mostra si segnala perché sono presenti alcune cose che non erano abituali dell'attività della Casa dello Studente. Ci sono alcuni dipinti di arte antica, uno che si fa risalire al XVI secolo, uno al XVII e uno al XVIII secolo. Sono opere di alto livello, non sono opere, diciamo, mediocre o di scuola mediocre, sono opere che hanno una loro forza, una loro vitalità notevole. Io naturalmente non mi azzardo a fare nessun tipo di attribuzione, non è il mio campo, non è una cosa di cui io sia specialista, però credo che ognuno che ama l'arte e la segue sia in grado di capire, osservando i particolari, che si tratta di opere di alto livello. E poi abbiamo 9 capricci di Giambattista Tiepolo in incisione, in acquaforte. In tutti i capricci erano una serie di 10 stampe, di 10 incisioni, qui ne abbiamo 9 e lo sappiamo, i capricci sono uno dei grandi capolavori della storia dell'incisione italiana ed europea, quindi sono cose molto importanti. Poi abbiamo 2 opere dell'Ottocento, di notevole livello anche queste, accademiche se vogliamo, ma ben dipinte, e poi abbiamo una serie di opere di artisti del territorio, le cui mostre l'avvocato Ross ovviamente visitava e evidentemente ogni tanto comperava delle cose, secondo la sua sensibilità, secondo il suo gusto, e abbiamo un gruppo di artisti del territorio che così vengono ulteriormente, diciamo, testimoniati all'interno delle opere custodite dalla Fondazione, Giorgio Bordini, Angelo Giannelli, Mario Moretti, con cui abbiamo fatto anche la locandina. Ecco, una bellissima battaglia degli anni 70, fine anni 60, eccetera. Poi abbiamo Eugenio Polesello, davanti al quale sto parlando, e altri autori che adesso non sto ad elencare tutti perché sono tanti e questo discorso si dilungherebbe troppo. Abbiamo anche qualche nome non locale ma nazionale. Abbiamo una bella litografia di Guttuso, un disegno forte. Abbiamo anche una serigrafia di Augusto Murer, che era famoso soprattutto come scultore. Ecco, abbiamo quindi una mostra molto varia. Abbiamo un bellissimo acquarello di Pio Rossi, ma adesso non voglio dirli tutti perché non mi vengono neanche in mente tutti. Io invito gli spettatori a osservare con attenzione perché ognuna di queste opere ha qualcosa da dire, insomma, e soprattutto testimonia anche la figura, che è alle spalle di questa mostra, che è appunto la figura dell'avvocato Rossi. Per 30 anni presidente della Casa dello Studente. Mio zio Giacomo Ross rappresenta per me una figura fondamentale nella mia crescita personale.
ma so che anche per la città di Pordenone, per la Casa dello Studente, ha speso tantissimo tempo, tantissime energie e tantissima passione. Ha sempre ritenuto nella sua vita che la parte culturale, artistica, debba in ogni caso essere un bagaglio fondamentale per ciascuno di noi, ma lo riteneva anche fondamentale per la comunità e quindi riconosco in questo lascito testamentario questa sua particolare attenzione alla città in cui viveva e alla Casa dello Studente. Ha pensato, al termine della sua vita, di mettere a disposizione di tutti le opere che lui nel corso della vita aveva accumulato, comprandole, viaggiando, studiando, interessandosi a mille cose della vita, e quindi tutti i suoi libri e questi quadri e queste sculture che lui ha ritenuto meritevoli di attenzione, ritengo assolutamente giusto che siano state messe a disposizione di tutti, perché questo era l'avvocato Giacomo Rossi. Cos'era Casa dello Studente per lui? Guardi, ha trascorso qui 30 anni della sua vita, alla presidenza della Casa dello Studente, ha visto nascere molte iniziative come l'IRSE, il Centro Iniziative Culturali, e nel corso dei nostri piccoli momenti di convivialità, nell'aperitivo della sera, spesso mi parlava della Casa dello Studente, del fatto che durante il weekend magari aveva in programma di venire qui a presentare una mostra, e era per lui sempre un'occasione di curiosità, uno stimolo per affrontare temi sempre nuovi e che lo affascinavano comunque tantissimo. Quindi per lui credo che la Casa dello Studente sia stata più importante forse anche della professione. È stato qualcosa che gli ha veramente riempito la vita.